Allora ragazzi, stiamo alla seconda puntata del Catechismo degli Adulti di quest'anno. Come sapete abbiamo cominciato a parlare la volta scorsa, abbiamo fatto un pochino una sintesi storica della Chiesa e per arrivare quanto prima anche a delle considerazioni, come dire, di carattere molto molto concreto sul nostro modo particolare di concepire e di vivere la Chiesa. Ora, prima diciamo un discorso un po' ampio, ripreso anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica sulla Chiesa, deve tenere conto, adesso vi mando sulla slide piano piano tutti quanti i punti, del discorso che sulla Chiesa è stato fatto dal Concilio Vaticano II, che ci ha dedicato una Costituzione intera. Tenete presente che tra l'altro questo argomento, lo dico tanto per dirlo, è oggetto della mia specializzazione teologica, cioè io ho studiato la dogmatica in particolare per quello che riguarda la vita della Chiesa, quindi queste cose qui le so quasi a memoria, insomma, fino ai minimi dettagli. Allora, è importante avere queste cose ed è importante chiederci, ma io quando penso alla Chiesa, a che penso? Quando uno pensa, pensi al Vaticano, pensi al Papa, beh, comincio a pensare alla gerarchia, ai cardinali, ai vescovi, non so, alla parrocchia, al parroco, cioè che cos'è la Chiesa? Ecco, perché la Chiesa è una cosa grossa, che se ne pensi, anche se, come vedremo, l'esperienza che noi ne abbiamo, come tutte quante le cose grosse che si vivono però in questo mondo, può a volte essere, come dire, segnata dalla miseria e dalla limitatezza di coloro che magari concretamente ne fanno parte, d'accordo? Però in se stessa, e questo cercheremo di vedere, la Chiesa è veramente una cosa grossa, voluta da Dio, pensata da Dio da tutta quanta l'eternità, d'accordo? Fondata da Gesù in persona, e non soltanto come si fondano, insomma, gli stati, quindi con una costituzione scritta che mi metto seduto e la scrivo, ma l'ha fondata, dice San Paolo, a prezzo del suo sangue, della sua vita, della sua immolazione. E pensare addirittura che Gesù, molti oggi pensano, è un discorso che si sente molto spesso fare in giro, sì, io a Gesù ci credo, a Gesù Cristo ci credo, pure in Dio ci credo, ma non credo nella Chiesa, non credo nei preti o le cose che si sentono, insomma, dire in giro, no? Questo discorso, dico come dalla parte di Gesù, non può esistere, d'accordo? Perché Gesù stesso non si autoconcepisce senza la Chiesa, cioè Gesù non è un personaggio autoreferenziale, cioè c'è lui qui e c'è la Chiesa altrove. Vedremo alcune immagini che usa San Paolo, che sono immagini vere, cioè voi dovete immaginare che Gesù senza la Chiesa, questo in prima battuta, poi lo vedremo, sarebbe come se la tua testa fosse staccata dal tuo corpo. È così, non, ma questa non è un'immagine metaforica, è un'immagine reale. Per cui, per esempio, chi attacca la Chiesa, o chi ferisce la Chiesa, o chi attacca i cristiani, non attacca semplicemente degli uomini o un'istituzione umana, ma colpisce al cuore la persona del nostro Signore Gesù Cristo. Questo l'ho fatto vedere tantissime volte, no? Vi ricordate quando, tanto con un po' una piccola introduzione, no? La famosa caduta di San Paolo da cavallo, la conoscono tutti, gli Atti degli Apostoli, no? Gli arriva questa luce abbagliante dal cielo, il cavallo si impenna, San Paolo cade. Che cosa dice Gesù? Saulo, Saulo, perché persegui i miei discepoli? Dice così? Perché persegui la Chiesa? Cosa gli dice? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Eppure Gesù Cristo era già bello che morto, risuscitato e asceso al cielo. Gesù non stava più sulla terra, la persona di Gesù, la persona concreta, la persona fisica in carne ed ossa. Però a San Paolo gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Quando Gesù manda gli apostoli in missione, dice delle parole molto forti. Cosa dice? Vi ricordate? Chi accoglie voi, accoglie me. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Attenzione, cioè anche qui Gesù non è che dice, fate attenzione,
Chi ascolta voi è come se, se ascoltassimo, quindi facendo una similitudine. Dice: no, 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 sì, voi parlate, sì, è come se parlassi io, però non parlo io. No, Gesù dice: chi ascolta voi, ascolta me. Guardate che usa questa identificazione Gesù nel Vangelo soltanto in due casi, e ricordate, con gli apostoli, quindi con coloro che invia, e poi con chi altro? Questo è un tema oggi molto popolare, con i poveri, no? Qualunque cosa avete fatto a uno di questi, magari più piccoli, l'avete fatto a me, non è, è come se l'avesse fatto a me. Cioè Gesù nel Vangelo si identifica, quindi si identifica fino a non poter essere disgiunto lui da loro, con due categorie di persone: gli apostoli, cioè le colonne della Chiesa, e i poveri. Quindi questo per introdurre un po'. Ora, la Costituzione Lumen Gentium, diciamo che è frutto, diciamo, di tutta una serie di discussioni che chiaramente a noi a scuola ci fanno studiare, ma ve le sto a risparmiare. Però già la struttura, già se uno legge l'indice in 8 capitoli, fa capire molto bene, diciamo, dà un'ottima immagine di quello che la Chiesa è. Il primo capitolo, che è anche quello che dovremo vedere oggi, si chiama Il mistero della Chiesa. Cosa significa mistero? Voi sapete che ogni volta che nella nostra fede si usa il termine mistero, mistero non vuol dire, come diciamo noi, bah, mistero, quindi una cosa strana, una cosa nascosta, una cosa segreta, capito? Quindi che non si capisce bene, che capite? No, mistero vuol dire una cosa che ha direttamente a che fare con Dio. Avendo direttamente a che fare con Dio, tu puoi conoscere qualcosa, capirne qualcosa, ma la sua realtà ti supera, cioè la tua comprensione non potrà essere piena di quella realtà. Figuriamoci chi pensa di identificare la Chiesa col Vaticano, per esempio, con quattro cardinali che hanno gli appartamenti e invece i poveri morono di fame, ecco i discorsi che fa l'uomo della strada un po' sempliciotto. Quindi, vedremo che cosa si intende. Quindi mistero vuol dire una realtà che ha a che fare direttamente con Dio e che ci precede, non vi anticipo quello che dirò poi, quindi l'origine soprannaturale della Chiesa. Quindi la prima cosa che dice: sta attento, quando parli di Chiesa non stai parlando di qualche uomo vestito di nero o di viola o di rosso o di bianco, come vi pare, no? O di un'istituzione umana, che è, la Chiesa comunque è anche un'istituzione visibile, c'ha degli organismi, c'ha dei palazzi dove risiedono gli uffici, insomma, eccetera, no? Stai parlando di qualcosa che ha a che fare direttamente con Dio, quindi sta attento. Intanto è vero che noi, quando la domenica andiamo a messa, che cosa diciamo? A un certo punto: credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Poi le vedremo più avanti tutte insieme queste cose. Cioè credo la Chiesa, cioè perché credi la Chiesa? Perché la Chiesa è appunto oggetto di fede. Non è, se fosse la Chiesa fosse una realtà umana, non c'è bisogno di credere che nello Stato. Lo Stato lo vedi tutti i giorni, lo sai come è fatto, se studi il diritto costituzionale, se vuoi approfondire un po', e capisci perfettamente come è fatto lo Stato italiano. Io ho studiato a suo tempo, dovevo studiare 5 minuti, d'accordo? Ti studi la storia, come è nato, come si è definito e come è finito, d'accordo? Come funziona, quali sono gli organi di governo, finito il discorso. Ma la Chiesa, che ha anche queste cose, però non si identifica con queste cose, va oltre. Poi, secondo capitolo di origine biblica, perché dire che la Chiesa è il popolo di Dio è un'espressione molto molto forte, che richiama l'Antico Testamento. Cioè la Chiesa non è nata, come vedremo, non è né nata con Gesù, che pure l'ha fondata storicamente, e coi dodici, e non è neanche nata con gli ebrei, anche se popolo di Dio fa direttamente riferimento che quando Dio nell'Antico Testamento si scelse delle persone, i discendenti di Abramo, li chiamò e, dicendo queste parole, dice: io vi ho scelto a voi, che erano comunque un popolo, come dire, nazionalmente e geograficamente, e diciamo per ius sanguinis limitato, perché gli ebrei erano i discendenti di Abramo, i dodici, i discendenti delle dodici tribù, i cui capostipiti erano i dodici figli di Giacobbe. Quindi era un popolo, come dire, anche storicamente definito. Dice: ma voi non siete un popolo come tutti gli altri popoli, voi siete il mio popolo. Quindi già nell'inizio della storia della salvezza che Dio fa nell'Antico Testamento,
comincia a qualificare in maniera differente, cioè tu non sei il popolo di Israele, semplicemente, tu sei il popolo di Dio, il popolo mio. E quando nell'Antico Testamento sapete che i confini della Chiesa si aprono, cioè non si identifica più con un popolo nazionale o geografico, ma diventa appunto universale, cioè cattolico, fanno parte della Chiesa, come dice il libro dell'Apocalisse, lettera di San Paolo, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, ma tutti, trasversalmente parlando, fanno parte di un unico popolo che ha origine soprannaturale, che è il popolo di Dio. E che, pur facendo parte, in quanto esseri umani, di certe culture, di certe nazionalità, con usi e costumi propri, si caratterizza però per alcuni elementi comuni che vanno al di là della nostra identità nazionale, culturale, storica. Ecco, dentro questo popolo, terzo capitolo, c'è una gerarchia, cioè per diritto divino, cioè la costituzione della Chiesa, e questo bisogna fare attenzione, quindi il fatto che nella Chiesa sia il Papa, i vescovi e i collaboratori dei vescovi, che sono gli organi che lo governano, non è una cosa che dipende da volontà umana, ma ha deciso Gesù che fosse così. È stato Gesù a dire a Pietro: tu sei Pietro. È stato Gesù a prendere, che lui, sapete, c'era tanti discepoli, gli dicono i Vangeli, ne prese e ne costituì 12, non uno di più e non uno di meno. E a questi 12, ci dice il Vangelo di San Luca, affiancò, perché gli dessero una mano, altri 72, che sono gli antenati dei collaboratori dei 12, cioè dei sacerdoti. Quindi questa cosa non potrà mai cambiare, essendo soprannaturalmente fondata, cioè la Chiesa potrà campare anche altri 5.000 anni, ma stare tranquilli che tra 5.000 anni ci sarà il Papa, ci saranno i Vescovi, cioè i Cardinali potrebbero pure, come vedremo, non starci più, d'accordo? Perché i Cardinali sono dei Vescovi che il Papa sceglie per essere i suoi stretti collaboratori, insignendoli anche di onori specifici, ma fondamentalmente il Cardinale non è niente di più di un Vescovo da un punto di vista sacramentale, così come i preti. Qua lo sapete che una volta qua a Sermoneta c'era l'arciprete, quindi l'arciprete è, quindi rispetto, l'arciprete era il parroco della cattedrale o il parroco delle chiese collegiate, che aveva questo titolo, diciamo così, onorifico, no? Ecco, i titoli onorifici potrebbero anche cambiare, un giorno potremmo non chiamare più vescovi eccellenza, potremmo non chiamare più preti d'onno, queste sono cose che hanno un significato ma non sono essenziali, però la costituzione gerarchica della Chiesa non può essere toccata dagli uomini. Poi, a fianco alla costituzione gerarchica, c'è la gran parte della Chiesa, la gran parte del popolo di Dio, che sono i fedeli laici. Si è parlato tanto dei laici, che è importante che capiscano e conoscano il ruolo e il compito che hanno nella Chiesa e nella vita della Chiesa. Al quinto capitolo, prima di parlare dell'altra, diciamo così, caratteristica fondamentale, dell'altro stato di vita, diciamo così, che compone la Chiesa, e il Concilio parla della vocazione universale alla santità, cioè tutti i membri del popolo di Dio, quindi sia i membri della gerarchia, sia i laici, sia quelli di cui parla nel capitolo seguente, che sono i religiosi, cioè le suore, i frati, i monaci e le monache, cioè quel particolare stato di vita distinto dagli altri due, che caratterizza quegli uomini e quelle donne che sentono l'esigenza di vivere una vita di seguire di Gesù più stretta, più forte, più radicale, professando i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza, e abbracciando degli stili di vita che sono ultra variegati, capite? Forme di vita monastica, di clausura, non di clausura, di vita consacrata, apostolica, contemplativa, cioè ce ne sono tantissimi, ce ne sono. È chiaro che questa gente, chi fa professione di andare, chi vuole seguire più radicalmente Gesù, è chiaro che dovrebbero essere dei grandi esempi di santità, d'accordo? Perché insomma, se tu rinunci a tutto, come dice Gesù, per amore suo, dovresti anche essere... Ma voi siete proprio sicuri che tutti i frati e tutte le suore sono tutti santi? Ecco, non sempre succede così. E invece ci stanno dei poveri laici, delle persone che magari fanno una vita molto molto più comune, non conosciuti già più di qualcuno, e l'ho detto anche pubblicamente, dinanzi a cui bisogna mettersi in ginocchio, capite? Io ho conosciuto mamme di famiglia, papà di famiglia, che bisogna veramente, che fanno una vita superiore, ecco, per impegno sicuramente a quella che magari può fare qualche frate o qualche suora, che magari prende un po' sotto gamba la vita che c'è, tende un pochettino a rilassarsi e a stare un pochino accomodata.
Quindi la santità è una vocazione per tutti, non soltanto quindi per questi membri, anche se questi membri del popolo di Dio hanno proprio come compito quello di sollecitare tutta la Chiesa a questa grande tensione verso la santità, perché Gesù, che è sommamente amato, per Gesù vale la pena lasciare anche tutto e vivere soltanto, come si dice, di Lui e per Lui. Poi nel settimo capitolo dice una cosa molto importante, cioè noi, cioè la Chiesa non esiste, viene da Dio, lo vedremo in che senso, ma la Chiesa esiste perché tende verso Dio, cioè noi qui siamo veramente di passaggio, non soltanto siamo di passaggio, perché questo su tutti quanti gli esseri umani, gli piaccia o non gli piaccia, ci credano o non ci credano, lo vogliano o non lo vogliano, arriverà un bel giorno che devono partire, non si sa se per ignota o nota destinazione, d'accordo? Perché la gente che non crede che esista l'altro mondo si pensa che si muore e va a finire sotto un metro di terra, cosa che così non è, ecco. Quindi, cioè, che sicuramente la pianeta Terra non sia un posto dove vivremo in eterno, questo è certo, d'accordo? Il problema è che i membri della Chiesa sanno questa cosa, sanno anche cosa c'è dopo la vita, lo sanno molto bene, e sanno a quali condizioni si accede nei posti migliori che ci stanno dopo la vita, ecco. Quello che la Chiesa si fa fare un pochino nel mese di novembre, che è un po' un ripasso della realtà della morte con il conseguente giudizio, lo sentiremo anche nella messa di questa domenica, e la considerazione delle realtà ultraterrene, del paradiso, del purgatorio, dell'inferno, della risurrezione della carne, eccetera eccetera. Adesso vedremo anche con la fine dell'anno liturgico e il primo periodo dell'avvento, tutto quanto impostato su questi temi. Quindi Dio ci ricorda, sì, è venuto sulla terra, ma attenzione, è venuto sulla terra per portarci in cielo, cioè noi stiamo qui sulla terra come uno che stesse facendo un viaggio. Cioè se io ho deciso che devo andare in Canada, d'accordo, supponiamo che non stessimo nel 2017, che prendi un aereo con 8 ore di porta in Canada, d'accordo? Una volta quando andai in Canada era un problema, d'accordo? Quindi è chiaro che mentre io sto sulla nave solcando l'Oceano Atlantico, non sto a pensare quanto è bello l'Oceano Atlantico, sto puntando la rotta dritta verso il Canada, capite? Quindi, sapendo che devo arrivare lì. Vive molto diversamente una persona che ha chiaro l'indole escatologica, questa è una parolaccia che significa questa cosa qui, escaton in greco significa realtà ultraterrena, realtà finale, realtà ultima, meta, obiettivo. Quindi è chiaro che è diverso che se io cammino, sto camminando verso questa meta oppure no, anche perché per raggiungere questa meta ci vogliono delle condizioni, e questa meta sarà tanto più, come dire, ricca di gioia e di contenuto quanto più e quanto meglio si sarà lavorato per raggiungerla alla grande. Quindi no, non come diceva mia madre, per rotto della cuffia, cioè, si è salvato per rotto della cuffia, ma che ci è arrivato bene, insomma, no? Ecco, poi chiude stupendo con l'ottavo capitolo, dove parla della Madonna, che è strettamente congiunta sia con il mistero di Cristo, che è il capo della Chiesa, sia con la Chiesa stessa, di cui la Madonna, splendidamente definita in questo capitolo, rappresenta il modello perfetto. Cioè, se uno volesse vedere cosa la Chiesa è e cosa dovrebbe essere, dovrebbe fare molta attenzione a studiarsi bene la vita della Madonna, perché ciò che la Chiesa è nel suo insieme, nella Madonna si è compiuto ed è stato vissuto in maniera assolutamente perfetta. Si dice che la Madonna da sola fa più di tutta la Chiesa considerata nel suo insieme, e così realmente è. Questa è la, quindi capite, andiamo molto oltre quello che è generalmente il pensiero comune sulla Chiesa, no? Oggi approfondiamo, e poi ci fermiamo, il primo argomento che ci interessa, quindi la Chiesa mistero. Che significa questa parola? Primo capitolo. Allora, anzitutto mistero, vi ho detto, mistero è sempre una realtà che rimanda anzitutto oltre, quindi rimanda a Dio. Voi sapete che diciamo noi quando io celebro la Santa Messa, a un certo punto finisco la consacrazione e poi che dico? Dico mistero della fede. Lì siamo proprio dinanzi al mistero più grande che possa esistere, perché non c'è mistero più grande dell'Eucaristia. Ma l'Eucaristia che cos'è?
è un sacramento, giusto? Perché mysterion, la parola greca, in latino si traduce con sacramentum. E che cos'è un sacramento? Perché per capire bene in che senso la Chiesa è mistero, bisogna capire che cos'è un sacramento. Poi ne parleremo dei sacramenti, perché durante, diciamo, queste conversazioni vorrei anche arrivare al punto in cui cercheremo anche di vivere un po' meglio i sacramenti, no, che si celebrano nella Chiesa. Allora, prendiamo per esempio l'Eucaristia, prendiamo proprio il mistero della fede. Che cos'è l'Eucaristia? Un sacramento è una realtà che è in qualche modo percepibile ai nostri sensi, cioè una cosa che si vede, accessibile alla nostra realtà umana, d'accordo? Un angelo, per esempio, non è un sacramento, perché un angelo è puro spirito, non si vede, d'accordo? Quindi quando si sente parlare di sacramento vuol dire che c'è sempre qualche cosa di sensibile e di visibile. Pensate ai sacramenti. Qual è la cosa che si vede nel battesimo? L'acqua. Qual è la cosa che si vede nell'Eucaristia? Il pane consacrato, il vino consacrato. Qual è la cosa che si vede quando dà l'olio santo? L'olio consacrato, eccetera. D'accordo? Quindi c'è sempre qualche cosa di visibile. Però questa cosa visibile contiene dentro di sé una realtà che non la vedi, è invisibile. Che è la ragione d'essere, capito? Perché noi crediamo che nell'Eucaristia è contenuto Gesù Cristo in persona. Nessuno sa spiegare come. Cioè, come fa una persona, tra l'altro come Gesù, una persona divina con due nature, quella divina e quella umana, che è comunque in quanto uomo una fattezza fisica visibile tuttora adesso in cielo, eh? Cioè, Gesù c'ha le braccia, c'ha la faccia, c'ha il corpo, c'ha le membra, c'ha ancora le piaghe sulle mani e sui piedi. Come fa a stare dentro un pezzettino di ostia così? Ma attenzione, la Chiesa crede, ecco perché tutto tanto questo amore all'Eucaristia, che in un frammento infinitesimale di ostia consacrata è presente Gesù tutto intero. Ma non come dire, ma sì, ma questo è un simbolo, questo no, è una realtà. E se tu entri in contatto con l'Eucaristia, che significa, che succede? Diventi santo. Quindi il sacramento, cioè questa realtà visibile che porta dentro di sé una realtà invisibile, ti viene donata perché tu possa trarne dei frutti spirituali. Adesso l'Eucaristia è il top, d'accordo? Però col battesimo qual è il frutto spirituale che ti arriva? Se vieni battezzato ti viene tolto il peccato originale, d'accordo? Ti viene infusa la grazia santificante con le virtù teologali, e da quel momento viene incorporato al popolo di Dio che è la Chiesa. Questi sono i tre effetti del battesimo. Senza il battesimo, il peccato originale non ti viene tolto, le virtù teologali non ce l'hai e non sei membro della Chiesa, quindi non puoi partecipare alla sua vita, non puoi ricevere nessun altro sacramento. Ok? Allora, dire che la Chiesa è mistero, che significa? Ecco, significa che la Chiesa noi la possiamo vedere o la possiamo vedere? La Chiesa si vede. Se andiamo a messa, la Chiesa si vede, e si vede più o meno, se ci fosse una suora vedremmo quasi tutta la Chiesa, perché vedremo, io sono membro della gerarchia, anche se sono soldatino piccolo, non ho neanche la pienezza del sacerdozio, che c'è soltanto il vescovo, però sono un collaboratore del vescovo, io qui dentro rappresento il vescovo, voi siete i fedeli laici, e basta che ci metti dentro una suora, qui noi abbiamo visto praticamente in mini tutto quello che la Chiesa è, in miniatura. Quindi si vede, d'accordo? Io penso che mi vedete, che mi sentite, che voi vedo, mi sento, no? Ecco, vedo, d'accordo? Ecco, dietro la nostra povera realtà, noi siamo tutti quanti battezzati. Quindi noi portiamo dentro qualche cosa di grosso che attende di sbocciare in pienezza in noi. Quindi è chiaro che la partecipazione alla Chiesa dovrebbe, se funziona tutto da parte nostra, produrre quale effetto? La santità. Noi vedremo che la Chiesa è santa, però non tutti quelli che fanno parte della Chiesa sono santi. Dobbiamo chiederci, ma come mai? Capite? Com'è? Com'è che tanta gente che va a farsi la comunione, magari per una vita, tutta sta santità non si vede? Ma non funziona la comunione o non funziona qualche altra cosa? Io dico sempre. Capite? Allora, quindi la Chiesa complessivamente cos'è? È un segno che contiene una cosa più grande di sé, perché la Chiesa in sé ha tutti gli strumenti di santificazione.
come i sacramenti sono strumenti di santificazione, quindi la Chiesa è segno e strumento di cosa? A che cosa serve? A realizzare l'unione degli uomini con Dio. La Chiesa, tu puoi conoscere Dio e vivere unito a Lui, e anche di unità del genere umano. Cioè la Chiesa, dal momento che serve a mettere gli uomini in comunione con Dio, Dio non è altro che amore, e il comandamento di Gesù è: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Al tempo stesso, nella Chiesa tu trovi l'unione con Dio e la comunione con gli uomini. Se questa cosa non accade, vuol dire che cosa? Che tu puoi anche essere andato tante volte a messa, puoi aver frequentato riti religiosi, tutto quello che ti pare, processioni, rosario, tutto quello che vuoi, ma non hai mai vissuto seriamente e santamente il mistero della Chiesa, che non è scontato che lo si viva. Allora, che cosa altro è da dire quando si parla della Chiesa come mistero? Questo dovete sapere. I termini che usa il Concilio sono questi qua, pensate. Noi sappiamo, spero che ci credete, comunque sia, anche chi non ci crede, noi sappiamo dagli scienziati che l'universo ci ha avuto origine al massimo 13 miliardi di anni fa, d'accordo? Di più? No, 13,4 miliardi, qualcuno si spinge fino a 20 miliardi di anni fa. Comunque, facciamo tutto un conto. 30 miliardi di anni fa non c'era niente, d'accordo? Questo è sicuro. Gli scienziati intelligenti, adesso non affrontiamo qui questo tema perché questo è oggetto di un altro ciclo di catechesi, gli scienziati intelligenti, pur non essendo grandi credenti, dicono, proprio perché sono intelligenti, che non è possibile che tutto quello che vediamo in giro, le galassie, le cose, che si sia fatto da solo, quindi ci deve essere qualcuno che ci abbia messo le mani. Poi, questo non significa che credono che Gesù Cristo è figlio di Dio, però, d'accordo? Allora, invece quello che noi sappiamo della Chiesa, quello che ci è rivelato da San Paolo nella lettera del Nuovo Testamento, è questo: che prima ancora di creare qualunque cosa, prima ancora, Dio aveva pensato alla Chiesa. C'è un racconto risalente al primo secolo, si chiama Il Pastore di Erma, bellissimo, è un classico, diciamo, della spiritualità antichissima, dove c'è praticamente un dialogo tra Erma e questo pastore, che a un certo punto questo gli deve spiegare che cos'è la Chiesa. Voi tenete presente che la Chiesa istituzione stava facendo i primi passi, insomma, si troviamo una cinquantina d'anni dall'ascensione di Gesù al cielo, quindi stiamo proprio in età apostolica, era ancora vivo San Giovanni, quindi capito, stiamo proprio agli inizi. E questo dice senti un po', e gli appare a un certo punto una donna anziana, molto anziana, no? Questa visione dice: scusi, ma adesso che succede? Cioè, e tu chi sei? Dice: come chi sono? Io sono la Chiesa. Ma tu sei la Chiesa? Ma che sei la Chiesa? Che la Chiesa sarà da 30-40 anni, tu sei una vecchia decrepita, che mi sembri come Matusalemme, cioè 800-900 anni. Io mo sto scherzando un pochettino, no? Però nel racconto si trova questa immagine qui. Dice: 800-900 anni. Ma io sono nata prima della creazione stessa. Attenzione, questa è la stessa chiesa che viviamo noi qui a Sermoneta, Tu dici: ma come, dentro la nostra parrocchietta ho quattro gatti? Sì, dentro la nostra parrocchietta ho quattro gatti. Noi viviamo questa stessa identica realtà. Non importa che siano quattro gatti o otto gatti, o il Vaticano, o San Pietro, o la cattedrale di New York, non fa niente. Perché la chiesa è sempre una. E dovunque si dà una localizzazione di chiesa si vive questo mistero, capite? Allora, pensate un po'. Prima ancora di creare, perché il discorso è questo qui, perché Dio ha creato qualcosa e non ha lasciato che esistesse il nulla? Perché? Allora, Dio ha creato qualcosa e non ha lasciato che esistesse il nulla per un motivo molto semplice. Perché voleva che qualcuno fuori di sé godesse della perfetta felicità, non ci sono parole per descriverla, soddisfazione, pienezza di vita che lui è e ha, d'accordo? Chi è che può godere la perfetta partecipazione alla felicità che lui è e che ha? Chi è unito a lui. Allora doveva fare uno tra tutte le cose create delle creature che gli assomigliassero, cioè come lui fossero dotate di intelligenza e di volontà, cioè che fossero capaci
di conoscere, di scegliere e di amare. E tutto quello che si vede di creato intorno, specialmente di quello materiale che è stato fatto soltanto per noi uomini, ci sono due tipi di creature intelligenti che Dio ha creato, eh? Sono solo due, eh? Due generi, sono gli angeli e sono gli uomini. E della Chiesa fanno parte, attenzione, sia gli angeli che gli uomini. Noi quando pensiamo alla Chiesa, pensiamo soltanto agli uomini, eh? Ma io che cosa dico durante la messa prima del santo? Sono tutte altre cose che pure io, molte volte, non so, siamo talmente abituati e non stiamo a sentire, no? Lo sapete che io ogni tanto scherzo, lo sapete che io c'avevo pure la messa in rito antico che è in latino, nessuno capisce niente. D'accordo? Va bene. Però dico sempre, ma siamo sicuri che chi ascolta la messa in italiano capisce tutto? Ma io vorrei tanto mettere in giorno alla porta della chiesa e di, senti un po', mi dici, a parte l'omelia, perché questo poi, se uno non ci ha capito niente all'omelia, mi vado a mettere la zappa sui piedi, è colpa mia, no? Dico, a parte l'omelia, mi dici che ci ha raccapezzato tutta la messa? Dimmi qualcosa, perché mo dice, gli angeli fanno parte della chiesa. Mai sentito. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria, giusto? Santo, santo, santo. Lo dico sempre, uniti agli angeli, oppure con la moltitudine dei cori celesti innalziamo a te un inno di benedizione, santo, santo, santo. Allora, se gli angeli fanno parte della chiesa, io sto sempre alla messa, sono il rappresentante, sto agendo in persona Cristi, e come faccio? Che faccio? Chiamo gli angeli. Gli angeli fanno parte della chiesa. Perché chi fa parte della chiesa? Fa parte della chiesa, vedete chi? Gli angeli, cioè questo prima ancora che Dio li creasse, quindi prima ancora che il principe degli angeli, pazzo, furioso, si ribellasse a Dio e facesse tutto il macello che ha fatto, che il macello diventa tutto da lui, prima che Lucifero diventasse Satana e si portasse dietro gli angeli ribelli, cosa che avvenne prima che fu creato l'universo materiale, quindi prima ancora di fare tutto questo, Dio aveva già pensato tutto quanto. Creerò delle creature intelligenti che mi assomigliano molto, sono puri spiriti come Dio e sono gli angeli. Poi creerò anche delle creature che sono un capolavoro, perché creerò anche delle cose materiali. E dentro l'universo materiale, ad alcune creature, infonderò l'anima, che è la parte spirituale che li rende intelligenti. Quindi ci avrò creature intelligenti che sono puri spiriti e creature intelligenti che sono esseri umani, uomini, d'accordo? A questi gli dirò, li sottoporrò a una prova. E chi rimane fedele a me, godrà di me da subito e per tutta l'eternità. Perché voi sapete che se Adamo ed Eva avessero preso un'altra direzione, guardate che la vita qui sarebbe stata molto diversa. Per chi non ci crede, oggi, io adesso è circa 9-10 mesi che conosco queste cose, il nostro Signore ha rivelato ad una serva di Dio di cui si sta facendo il processo di canonizzazione, che è Luisa Piccarreta, ha rivelato come vivevano Adamo ed Eva. Se uno legge quelle cose e non è sano di mente, gli viene la tentazione di prendere la rivoltella e spararsi in testa, oppure gli viene la tentazione, che non si deve fare, di mandargli accidenti ad Adamo ed Eva. Per quello che si sono perso, cioè la vita terrena sarebbe stata il paradiso terrestre. C'era l'Eden, e sarebbe stato per tutti. Cioè tutto quello che noi viviamo adesso, gli affanni, le sofferenze, le tribolazioni, il dolore, la rivolta della natura, i terremoti, le catastrofi, i maremoti, i tumori, tutto quello che non se ne sarebbe neanche nominato. Non c'era, è creazione nostra quella. Allora, prima ancora di creare, Dio aveva pensato a questa cosa meravigliosa e sarebbe stata aperta a tutti, eh? Cioè, quanti angeli voleva che facessero parte della Chiesa? Dio? Tutti quelli che creava. Quanti uomini avrebbero dovuto fare parte della Chiesa? Tutti quelli che creava. Solo che è successo? Quanti angeli fanno parte della Chiesa? Quelli che sono rimasti fedeli. E quanti uomini fanno parte della Chiesa? Quelli che rimangono fedeli a Dio. Come vedremo, in questo mondo la Chiesa cattolica, che è l'unica Chiesa di Cristo vera, poi vedremo il senso di questa espressione, è chiaro che noi la possiamo, cioè chi fa parte della Chiesa, guardate, io ogni anno mando in curia i nomi dei battezzati, dalla curia va a Roma e Roma, cioè la Chiesa universale, sa quanti sono i battezzati, cioè i membri della Chiesa Cattolica. Se andate negli uffici del Vaticano ti dicono, guardate che nel 2016 c'erano, non lo so, 1 miliardo, 200, 300, 200 milioni e 423 mila battezzati, non lo so, 40 milioni in Italia, 30 milioni in Germania, tutto sai, capito? Adesso, ma tutti questi battezzati del 2016, secondo noi, qua già cominciamo a, fanno parte tutti della Chiesa oppure no?
La risposta è sì e no. Perché sì, in quanto siamo battezzati, ma quello che sarà la Chiesa, qui in questo mondo noi entriamo in contatto, ma non lo possiamo, io non so se vado in paradiso, io mica il nemico sono tanto sicuro, cioè ci provo, in paradiso o in purgatorio, cioè che io raggiunga la salvezza non è detto. E la Chiesa, ecco perché l'indio è scaduto, sapete quando è che si vedrà proprio la Chiesa, che noi qui tante volte lo vediamo, dice ma guarda, purtroppo ci sono dei casi brutti, degli scandali che accadono, no? Non accadono soltanto gli scandali nella Chiesa, stanno anche tantissimi santi, però sapete, attira più l'attenzione il male che il bene generalmente, no? Allora, ma quando noi vedremo quando Gesù ritornerà nella gloria e ci sarà la risurrezione della carne e sarà finita la creazione e ci sarà la separazione tra i buoni e i cattivi, giudizio universale, d'accordo? Allora, finalmente staremo tutti gli angeli buoni e tutti i santi da una parte e tutti i dannati dall'altra. Ci guarderemo intorno e vedremo, ecco la Chiesa. Fino a quel momento, capite? Qui, se uno è battezzato, fa veramente parte della Chiesa. Però anticipo subito una domanda e poi vedremo nei prossimi incontri, no? E se c'è una santa persona, uno che ha una coscienza retta, integra, che non ha avuto la grazia di nascere in Italia, è nato in Arabia Saudita, dove il 95% delle persone è islamico, e non ha la possibilità, per l'ambiente in cui si trova, di capire, perché se pensa una cosa diversa da Maometto lo fucilano, d'accordo? E se quel poverino, che non ha avuto la possibilità di entrare in contatto con la Chiesa, pur stando in una religione che contiene delle cose buone, perché tutte le religioni hanno degli elementi buoni, ma anche molti imperfetti, altrimenti non esisterebbe la pienezza della fede, d'accordo? Se questo poverino, pur avendo questa realtà limitata, però in coscienza vive bene, cerca di dare a Dio il culto che lui sa che gli si deve dare, tratta il prossimo bene secondo la sua legge, comunque sia limitata, ma sarebbe giusto che questo Dio sbatta all'inferno? E questo fa parte della Chiesa oppure no? Allora Sant'Agostino, introduco subito una cosa, diceva: attenzione, ci stanno tre modi di appartenere alla Chiesa, tre. Uno è quello perfetto, cioè quelli che stanno dentro la Chiesa col corpo, perché sono battezzati, e anche col cuore, perché? Perché c'è, quindi perché la prendono sul serio la vita cristiana, quindi non è dice, ah siccome sono battezzato, ah tanto qualunque succede vado in paradiso, no, non che va in paradiso, Gesù ha detto che ci si va in paradiso, non bisogna passare la porta stretta, bisogna osservare i comandamenti, bisogna praticare virtù. Quindi uno sta dentro la Chiesa col corpo e con l'anima e col cuore se, oltre che essere battezzato, cerca di vivere una vita cristiana. E solo questi vanno in paradiso, eh? Se poi stanno quelli che stanno dentro con il corpo e fuori con l'anima, cioè quelli che fanno parte della Chiesa perché sono stati battezzati, magari pure comunicati e cresimati, che vengono da me a dire voglio fare il padrino, io sono tutto in regola, cioè, ho il battesimo, ho fatto la prima comunione, e ho fatto la chiesa, guarda mi sono pure sposato in chiesa, fermo restando che sono 20 anni che mi sono sposato, poi in chiesa ci ho messo più piede, ma è tutto in regola, capito? Allora io dico, tu lo fai da padrino, figlio mio, dico, è tutto in regola, quindi io non te posso fare niente, d'accordo? Non te posso mica dire no, stai in una situazione regolare, ma tu in coscienza ti puoi presentare davanti al nostro Signore a dire a nome del battezzato rinuncio al peccato, se sono 20 anni che non vai in chiesa? Tu soltanto che non mi hai messo la domenica hai già fatto un peccato mortale, ma che dici? Io te lo dico, vuoi far padrino? Vai, d'accordo? Vai, nel senso, prendi responsabilità davanti a Dio. Quindi c'è la gente che sta dentro col corpo, fuori con l'anima, perché non basta essere battezzati, non basta essere comunicati, non basta la cresima, non basta essere sposato in chiesa, bisogna vedere come vivi. Non basta manco che vi ha messa la domenica, dice, ma come non manco che vi ha messa la domenica? No, perché se vi ha messa la domenica a scalda il banco, oppure stai lì con la capoccia per aria e non ti confessi, ti fai la comunione malamente e poi esci da lì e cominci a far matto, trattimare le persone, ma mica vai in paradiso, l'altro che domenica da nessuna parte. Dice, poi ci stanno quelli che stanno fuori con il corpo e dentro con l'anima, l'esempio l'ho fatto prima. Cioè poracci che non hanno conosciuto il Vangelo, non hanno conosciuto il nostro Signore Gesù Cristo senza colpa, sia per, non soltanto perché non c'erano proprio le condizioni, d'accordo, per poter entrare in contatto, e però Dio sa in coscienza
che questi hanno veramente cercato di fare il bene conosciuto, perché Dio parla nelle coscienze di ogni uomo. Tutti quanti, cioè, voi sapete che i battezzati sono figli di Dio in senso stretto, perché? Perché hanno ricevuto la grazia, ma tutti gli uomini sono creati a immagine e somiglianza di Dio, tutti quanti, pure Pigmeo, chiunque, capite? Quindi quello c'è una coscienza, e avendo una coscienza, dentro la coscienza c'è la voce di Dio che ti parla sempre, capite? Allora, stanno fuori con il corpo e stanno dentro con l'anima, e siccome la redenzione operata da Gesù è universale, anche se questi non entreranno in contatto con i sacramenti, nella sua infinita misericordia e coi mezzi che lui sa, questo dice la Chiesa, perché manco noi lo sappiamo, la salvezza gliela fa arrivare, perché non sarebbe giusto che quel poraccio se ne vada all'inferno semplicemente perché non c'ha avuto la... Perché io che merito ciò che sono nato in Italia? Voi siete mai chiesti, io che merito ciò che sono nato a Latina? E che mia madre mi ha battezzato, meno male, dopo 5 giorni che ero nato. E non dopo quando ero che piavo moglie. Ma io non c'ho nessun merito, d'accordo? Non l'ho scelto io di nascere da papà e da mamma che ci ho avuti. Non l'ho scelto io di andare a catechismo, non l'ho scelto io di essere battezzato. Sono tutti quanti i regali che mi sono stati fatti. E se io fossi nato in Arabia Saudita? Sicuramente non stavo qua, non avrei avuto la grazia più grande, posso essere un essere umano che deve addirittura il sacerdote oltre che essere cristiano. E che merito ho io? Nessuno. Ci avrò qualche merito se dei doni che mi sono stati fatti, il Vangelo che sentiremo chi va a messa stasera o domani tra poco, la parabola dei talenti. Se dei doni che mi sono stati fatti non ho fatti buon uso. E se mi è stato dato 5, al nostro Signore gli riporto 10. Se mi è stato 2, gli riporto 4. Se mi è stato dato 1, gli devo riportare almeno 2, gli posso riportare 1. Se non paradiso non ce va. Manco se so prete, capito? Manco se so vescovo, che non ci divento, manco se so cardinale, e manco se so papa, d'accordo? Perché i papi, certo, sono grandi, cioè, speriamo che non ci sia nessun papa che ha fatto una brutta fine, però l'essere papa non significa essere ipso facto santo, d'accordo? Tu rappresenti la santità per antonomasia, il papa si chiama santità, si chiama santo padre, ma pure il papa ti diventa santo, Pure il Papa si deve confessare, Il Papa deve fare la comunione, deve celebrare la messa pure lui, Non è che dice, oggi in poi non mi confesso più, non celebro più la messa, tanto so Papa e finito il discorso. No. Capito? È così. La legge vale per tutti. Ma quindi questa Chiesa è stata pensata da tutta l'eternità, è stata prefigurata nella creazione del mondo, perché nella perfezione e nella pienezza di grazia con cui sono stati creati i nostri progenitori, prima del peccato, Adamo ed Eva, c'era quello che la Chiesa avrebbe dovuto essere. Una cosa stupenda, bellissima. Pienezza, la Genesi ci dice qualche piccola cosa, no? Che ci dice? Tra uomo e donna, perfetto accordo. Due ed erano una cosa sola. Dice che Dio scendeva e passeggiava con l'uomo e ci parlava faccia a faccia. Non sono fantasie queste qui, Quindi, perfetta comunione con tutto quanto il creato, tutte quante cose perse col peccato. La Chiesa avrebbe dovuto essere la mente di Dio, questo, da subito. Poi c'è stato il peccato, allora Dio ha cominciato una storia di salvezza. Dopo il peccato che succede? Degradazione dell'umanità, libro della Genesi, a un certo punto Dio deve dire stop, manda il diluvio universale per fare una sfrondatura, perché addirittura c'è un'espressione brutta nella Genesi. Era tanta la corruzione raggiunta dall'uomo che Dio disse, mi pento di averlo creato. È arrivato così in basso che io avevo creato una cosa tanto bella, è diventato un mostro talmente deforme che famo un po' di pulizia. Dopo Noè c'è la torre di Babele e poi arriva Abramo. Cioè Dio cosa fa? Ricomincia una storia che si era spezzata, prende un uomo, lo porta sulla terra promessa, Isacco, Giacobbe, 12 figli, e comincia la storia col popolo di Israele, che poi Gesù chi era? Gesù era un ebreo, la Madonna era un ebrea. Tutti quanti della stessa tribù, voi sapete che i figli di Giacobbe erano 12. Gesù apparteneva alla tribù di Giuda, non Giuda Iscariota, Giuda era uno dei 12 figli di Giacobbe, e Giuda era la tribù regale, la tribù dei re. Andarono a Betlemme. Chi è che era di Betlemme? Qui dovreste sapere un po' di storia sacra dell'Antico Testamento. Chi era di Betlemme? Davide, tra le altre cose. E quindi il quartier generale, diciamo così, il luogo del censimento dei membri della tribù di Giuda era Betlemme, capito? E sono dovuto andare lì perché San Giuseppe era della tribù di Giuda, la Madonna era della tribù di Giuda e Gesù, in quanto figlio loro di sangue, apparteneva alla tribù di Giuda. Domenica prossima, domenica di Cristo Re,
perché doveva essere tribù regale, non perché doveva diventare il nuovo re di Israele, ma perché doveva essere re dell'universo. Dio ha voluto tante cose molto molto intelligenti, quindi arriva Gesù e tutto il lavoro di preparazione dell'Antico Testamento Gesù lo raccoglie e fonda la Chiesa, d'accordo? La Chiesa che cosa c'è? C'ha la pienezza dei mezzi salvifici per cui redime l'umanità, capite? E viene spalancata a tutte le genti, non si identifica più soltanto con un popolo politico, il popolo di Israele, ma si apre a tutto il mondo. Andate, battezzate tutte le creature. Qual è il giorno in cui la Chiesa si manifesta? Perché la Chiesa l'ha fondata Gesù con tutta quanta la sua predicazione, la scelta dei dodici, il conferimento del primato a Pietro, quindi ci ha lavorato, d'accordo? Ma la Chiesa quando è che esce fuori? Il giorno di Pentecoste. Gesù muore, risorge, ascende al cielo e continua ad apparire, a formare le persone. Dopo dice, fermi, quando scende dice, adesso state con mia madre per la prima novena pubblica, perché dall'ascensione alla Pentecoste sono passati 10 giorni, 9 di preghiera e il 10° la Pentecoste, aspettate di essere rivestiti di potenza all'alto e poi andate. Fatta la Pentecoste, Pietro esce dal cenacolo e fa la prima predica insieme a tutti gli apostoli. La Chiesa, la pienezza del popolo di Dio, si manifesta in quel giorno lì e continua camminare nel tempo. 2000 anni dopo, la Chiesa di oggi, non soltanto che è la stessa di 2000 anni fa, come vedremo, ma è anche una bella domanda, è meglio la Chiesa di oggi o la Chiesa di Pietro e dei 12 apostoli? La risposta è che è meglio la Chiesa di oggi, perché la Chiesa, pur con tutti i limiti che ha la Chiesa di oggi, ma in ogni epoca storica, ed io quando la gente si lamenta, se cosa, cioè è chiaro che è vero che forse alcune cose che si vedono oggi non si sono viste mai, ma perché, scusate, questo si era visto mai prima di 20 anni fa? Sto andando in diretta su Facebook col telefonino dell'ultima generazione, ma se potevano pensare a queste cose, cioè che tu vai a fare un, cioè, una volta se parlava il predicatore, cioè il predicatore sta alla città X, se partivano 300 km che devono sentire il predicatore. Oggi se uno vuole sentire quello che dico, si mette davanti al computer, appiccia Facebook e mi ha già sentito, finito. Quindi è vero che oggi si vedono delle cose che non si sono viste mai, ma stiamo veramente vivendo un'epoca del tutto particolare, insomma, da qualche tempo a questa parte, cioè di velocissime, insomma, trasformazioni. Quindi la Chiesa nel corso della storia ci ha sempre avuto, sempre, d'accordo, sempre, luci e ombre, perché la Chiesa cammina per via nel tempo, il capitolo 7, ma cammina non in discesa, serenamente, placida e tranquilla, cammina in mezzo a problemi. Punto primo, perché c'è uno che ha giurato di distruggerla. Chi è che ha giurato di distruggere la Chiesa? Il diavolo. Questo dobbiamo pensarci, perché quando Gesù dà il primato a Pietro, io ti dico, tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, dice, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Non gli ha detto le porte degli inferi le sbatterò fuori e non ti faranno guerra, no, ha detto non, cioè non riusciranno a distruggerti, ma un sacco di guai li faranno, e li fanno, perché la chiesa è stata sempre flagellata, sempre, internamente dalle eresie e dagli errori. Le eresie sono state fatte tutte, non lo dirò un po' in giro, da uomini di chiesa, anche preti, vescovi. Lutero era un monaco, Ario era un prete, Nestorio era un vescovo, quindi chi studia la storia della chiesa dall'esterno, le persecuzioni, le violenze, cioè se uno si studia l'ultima persecuzione dell'impero romano di Diocleziano, cioè guardate ragazzi, cioè se uno legge gli atti, io non so come hanno fatto a resistere quelli lì, ma delle cose allucinanti sono state fatte. Ma anche quelle che fanno adesso, pensate che nel XX secolo, io c'ho un professore, lo racconto sempre, di teologia fondamentale, adesso è vescovo, il signor Fisichella, veniva, l'ultima lezione che faceva del suo corso era una litania. Suor Rosaria Marcato, morta il 12 febbraio 1940 in missione in Burundi. Tutta la lezione è così. Fra X, sacerdote Y, padre di famiglia Z, dava una rassegna di alcuni martiri del XX secolo e poi ci diceva, noi pensiamo che i grandi martiri sono stati
ai tempi di Diocleziano, ai tempi dell'impero romano, o la persecuzione degli islamici, cioè, vedete, hanno ammazzato in sacco durante l'invasione e l'espansione dell'Islam, l'impero ottomano, le destre ne sono state parecchie, la riduzione francese. Ma sapete, il numero di martiri del secolo scorso, XX secolo, ha superato quello di tutti quanti i 19 precedenti. Quindi non è che stiamo molto, noi stiamo ancora in Italia, intelligente, nel senso che vogliono tappare la bocca e ti vogliono emarginare dal contesto sociale, ma ancora sono venuti a cercare un coltello in mano fino a oggi, ma in altri posti sì, ed è brutto pure. Quindi però questa chiesa che si è manifestata e che cammina così travagliata avrà pieno compimento quando? Solo alla fine del mondo. E anche noi che abbiamo la grazia di farne parte, speriamo di arrivare a Dana, d'accordo? Perché se non andiamo in paradiso, essere stati battezzati, essere andati a messa, non servirà a niente, a zero. Ecco, quindi la Chiesa in questo mondo che cos'è? È il germe e l'inizio del regno di Dio sulla terra. Cioè, il regno di Dio sulla terra è una cosa grande, quello che Gesù ci ha detto nel Padre nostro: adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, cioè venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come la fanno in cielo. Ma dove? In cielo se fa la volontà di Dio e basta, e in tutto e per tutto, e con la perfezione assoluta. Nella Chiesa questo dovrebbe essere quello che si vive normalmente, cioè che si fa la volontà di Dio come in cielo e così in terra. Allora, ultimissime slides rapidamente, eccole tutte qua. Allora, ci sono alcune immagini simboliche della Chiesa. La cosa più importante l'abbiamo detto: è l'ovile di Dio, il potere, il campo di Dio, l'edificio di Dio, il tempio di Dio, la famiglia di Dio, la sposa di Cristo. Io mi permetto su famiglia di Dio e sposa di Cristo. Io ho il mio sogno, in parte è successo questo a Borgo San Michele, di riuscire anche qui, nonostante che siamo pochini, a costruire, come volontà del Vescovo tra l'altro, una realtà ecclesiale dove si respiri il senso di famiglia. Per questo, chiaro, questo è un piccolo centro dove tutti quanti si conoscono, d'accordo? Ma è un piccolo centro dove tutti quanti che si conoscono si amano come Gesù li ha amati? Non lo so, da quel poco che vedo, insomma, dobbiamo lavorarci un pochino più su. Ma la Chiesa è proprio questa realtà, cioè una famiglia dove le persone si conoscono e, pur essendo limitate, non essendo già santi, però si vogliono bene, anziché puntarsi il dito hanno compassione gli uni degli altri, si aiutano, si stimano, si rispettano. Io spero, creerò tutte quante le occasioni per questo, ci proverò, ecco, non dipende soltanto da me, ma è un'immagine molto bella quella di famiglia di Dio, così come di sposa di Cristo, che ci fa pensare al nostro rapporto con Gesù in termini sponsali. Io vorrei tanto mettermi alle porte della Chiesa e chiedere: chi ha con Gesù un rapporto simile, cioè di innamorato, come una sposa con lo sposo? Poi, perché dicevo che Cristo non si può concepire senza la Chiesa? Perché San Paolo usa l'immagine della Chiesa come corpo mistico di Cristo. Cioè dice, attenzione, che cos'è la Chiesa? È come un organismo umano, io lo posso mettere in piedi, con una mano, due mani, due piedi, il cuore, i polmoni, i muscoli, i nervi, le giunture, le ossa, i legamenti. È chiaro che tutto quello che noi siamo funziona, come sapete, il corpo umano, ci sono due centri fondamentali, ne sono aggiunte due che funzionano bene, il cuore e la testa. Se tu stacchi la testa, il corpo umano, il cuore continua a battere per un altro pochetto, ma è finito. Chi è il capo della Chiesa? È Cristo. E gli altri chi sono? Membra di Cristo. Quindi tu non puoi concepire non soltanto la Chiesa senza Cristo, perché sarebbe come se tu avessi un corpo umano senza la testa, ma non puoi neanche concepire il Cristo senza la Chiesa. Gesù non vuole essere concepito, perché tutto quello che ha fatto, cioè l'aver preso carne, l'ha fatto per noi, non l'ha fatto per sé. L'ha fatto, dice San Paolo, per presentarsi la sua sposa tutta pura, santa e casta davanti a sé, perché potessimo essere perennemente in comunione con lui. Capite?
Quindi chi dice Cristo sì e Chiesa no, dice una contraddizione in termini, vuol dire, sarebbe come se tu dicessi, va bene, io voglio una testa senza il corpo. Che è una cosa che non può esistere. Allora, è l'ultima immagine, così chiudiamo il discorso sulla Chiesa Mistero. Voi sapete, è una bella immagine di Gesù, no? Chi era Gesù? Gesù era il figlio di Dio fatto uomo. Che cosa si vedeva di Gesù quando era sulla terra? Soltanto la sua umanità, non si vedeva la sua divinità. Che cosa si vede qui della Chiesa? Si vedono le sue strutture, si vedono gli edifici, si vedono i fedeli, si vedono i preti, si vedono i vescovi, si vedono i cardinali, ma lo Spirito Santo, che vedremo è l'anima della Chiesa, è ciò che la fa essere, non si vede, però c'è. Attenzione, se tu non passi attraverso l'umanità di Cristo, tu non entri in contatto con la salvezza che lui ti ha portato. Così, se tu non passi attraverso la Chiesa, pur con tutti i suoi limiti che ha, evidenti, tu la salvezza che Gesù ha portato non la prendi. Per cui ha voglia di Lollona, tu non mi vedi a me, sai, però state tranquillo che io a casa mia la preghiera me la faccio. E ogni tanto vengo a accendere la candela e io ti dico, bravo, ma non dice, che te devo dire? Cioè, non dipende da me, io cioè, te vorrei pure dire, va bene, fa così che tanto non fa niente. Ma non è vero però, non è vero, non perché l'ho deciso io, perché ha deciso lui. Perché che la Chiesa è fatta in questo modo, che la salvezza sia passata attraverso l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio, non l'ho deciso io, l'ha deciso l'Altissimo. Quindi se tu devi passare attraverso questi mezzi per avere la salvezza, io non te posso dare la dispensa, perché io sono poro prete, capito? Non te la può dare manco il Papa, perché pure il Papa è un poro prete un po' più grande di me. Ho fortuna che il Papa adesso sta a fare il super parroco, capito? Quindi sembra un po'... Ma non te può dare la dispensa a nessuno, capito? Non te posso dare la dispensa da andare a messa, dall'Eucaristia, dai sacramenti, tutte le altre dai 10 comandamenti, te la posso dare. Dovrebbe scegliere Domine Dio e dattela, non te la posso dare. Quindi capire in questo modo la Chiesa vuol dire anche ripensare le tante cose e capire che se io volessi farne a meno, sono padronissimo di farlo, ma se ne faccio a meno, io in contratto con Dio e con i mezzi di salvezza non ci entro, non ci si può fare niente. È quello che il Signore ci arriverà. Bene, penso che ci possiamo fermare qui per oggi. La prossima volta continueremo con un nuovo capitolo, approfondendo soprattutto il popolo di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici e di tutti i tuoi regni nei secoli dei secoli. Amen.